Buonasera a tutti. Sono Filippo Bruni, a me la responsabilità di moderare le attività del pomeriggio. Siamo in lieve ritardo e penso che il migliore contributo che io possa dare al pomeriggio è svolgere con estrema sobrietà il mio compito. Dopo la mattinata con due sessioni di carattere generale, nel pomeriggio abbiamo tre sessioni su tre questioni specifiche: tecnologie e inclusione, tecnologie come competenza digitale, libro cartaceo e digitale. La prima sessione è coordinata dal professor Giovanni Bonaiuti dell'Università di Cagliari, a cui passerei subito la parola per una presentazione dei partecipanti e per iniziare subito i lavori. L'invito è quello di un quarto d'ora, 10 minuti, un quarto d'ora a intervento, in modo da lasciare anche qualche spazio per domande e per una discussione al termine della prima sessione. Prego. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Allora, questa prima sessione, come appunto avete avuto la possibilità di vedere da programma, tratta la tematica del rapporto tra tecnologie ed inclusione e vedrà la partecipazione soltanto di due dei tre relatori che erano stati previsti, perché il professor Lucio Cottini purtroppo è influenzato e non ha potuto essere presente oggi. Abbiamo pertanto Angelo Bardini in rappresentanza dell'Istituto Scolastico della Amaldi Cadeo, e anche questo è una sostituzione perché era previsto, in realtà sul programma avete Daniele Barca, e abbiamo poi Piero Cecchini di ASPI e Maura Angelucci sempre di ASPI, che porteranno la loro, diciamo, esperienza come realtà, come fondazione che appunto è da anni impegnata sul fronte dell'inclusione, del sostegno appunto dell'integrazione delle diverse abilità nella scuola. Anche qui l'idea è quella di provare a trovare delle soluzioni sostenibili, efficaci e nello stesso tempo appunto capaci di essere implementate nella realtà scolastica, che è una realtà problematica per tutti i motivi che sono stati elencati stamani mattina, e anche e soprattutto per i motivi derivanti dallo scenario che sta diventando sempre più complesso. E quindi quando si parla di inclusione oggi si parla anche di integrazione di persone, di cittadini che vengono da altri paesi, e quindi c'è il problema appunto dell'inclusione del diversamente abile, ma anche appunto di chi viene da fuori, e quindi c'è un problema di supporto alle diversità linguistiche, alle diversità culturali, che attraverso appunto le nuove tecnologie possono trovare delle risposte. Quindi parlando attraverso metodi che integrino le tecnologie e le diverse canali comunicativi in maniera appunto eclettica e intelligente, possiamo cercare di raggiungere il più possibile appunto l'eterogeneità delle persone che compongono oggi le classi. Però il problema appunto è quello di fare i conti con i costi e con le disponibilità che abbiamo a disposizione. Quindi vediamo un attimo se da questo tavolo riusciamo a trovare delle soluzioni che possano in qualche modo permetterci di raggiungere questi obiettivi